Questo che è diventato negli anni, in questi ultimi 3 anni, un vero e proprio polo culturale, con il teatro, con la lirica, con il cinema, e a completamento di tutto questo il Cultura Caffè che abbiamo inaugurato pochi mesi fa. Non poteva essere Cultura Caffè se non aveva anche momenti come quello che stiamo per vivere, cioè quello di consentire a tutti, in particolar modo agli studenti, vi racconterò come è nata l'iniziativa, di incontrare gli artisti che frequentano questa struttura. Stasera sapete che in cartellone abbiamo lo spettacolo che tra poco vi presenteremo e che vede protagonisti Ambra Angiolini e Edoardo Leo, che sono due giovani ma ormai con una nutrita e importante esperienza attori italiani, che li ringrazio ovviamente per aver accettato di anticipare un po' il loro arrivo qui e soprattutto a poche ore dal debutto in scena di stare qui, ma insomma sono esperti e svezzati, ora ci diranno se prima dello spettacolo sentono la febbre del palcoscenico, perché noi apparentemente li vediamo tranquilli, oppure invece staranno dentro morendo. Intanto c'è la storia dello spettacolo,
sotto il portone della nostra agenzia, perché avevamo la stessa agente, e io che avevo apprezzato il suo lavoro come attrice negli ultimi anni, e lei aveva visto il mio film, io avevo fatto questo primo film da regista che mi ha portato molta, molta fortuna, anche diciamo, la candidatura a David, insomma, io ho candidato, lei ce l'ha proprio vinto, da bella differenza, però no, vabbè, è vero. E ci siamo incontrati al portone, lei usciva, io entravo e lei mi ha fatto un sacco di complimenti per il film, io ci siamo scambiati i complimenti, ma è proprio velocemente, ci siamo ripromessi, quindi ho detto, sarebbe bello lavorare insieme qualche volta, per collaborare. Poi il primo, diciamo, caso pratico è stato che Ambra ha pensato a me per fare la regia di un video di Francesco Lenga, il suo compagno, e io quindi in realtà ho cominciato a lavorare con suo marito e con lei effettivamente, con il suo compagno, sì. E poi invece 2 anni fa stavamo facendo insieme un film, quando ci è capitato questa occasione di lavorare insieme, che stavamo facendo il film insieme, io erano tanti anni che c'avevo questo testo di Massimiliano Bruno, con il quale collaboro, che mi piace, e non trovo mai la partner giusta, cioè ce l'avevo in un cassetto e aspettavo sempre l'occasione dell'attrice giusta per poterlo fare. Quando ho lavorato con lei ho apprezzato che lei potesse essere proprio l'attrice perfetta, perché se lo spettacolo non è solo fare lo spettacolo, è un percorso che prevede poi di fare la tournée, di lavorare tanto tempo insieme, di fare le prove, non come fare un film. In un film 5 settimane ci si può anche odiare e sopportarsi. Una tournée al teatro devi capire se c'è un'affinità con una persona professionale, umana, altrimenti diventa un inferno, soprattutto uno spettacolo con solo 2 attori. La cosa che mi aveva fatto strano è che aveva pensato a me così giusta per il ruolo di una psicotica narcolettica, però insomma capita e succede, ecco, a me spesso. Dovessi dire il perché non lo so, però Edoardo l'ho apprezzato prima di tutto come regista, tanto che poi con Francesco in realtà hanno fatto più di un video, 2 video, e succede ancora che con un po' di umiltà tra noi colleghi ci si mette insieme per capire di poter produrre altre cose, farci venire altre idee, e in questo caso è stata proprio, nel caso di questo spettacolo, una cosa voluta fortemente da me e da Edoardo, e il resto delle persone che si sono accodate sono venute dietro, diciamo, le abbiamo tenute. Non si può fingere proprio tutto, perché diventa spesso anche l'artefatto che lo facciamo sopra le righe, quindi non so se è sentimentale, ma l'equilibrio è fondamentale. Grazie tra l'altro al professor Tomassi che è qui, e che lo ringrazio, perché dietro a questo c'è la voglia di farlo, di coinvolgere voi studenti, tutte le persone che vi ho citato, e insomma, perché questo per me è il completamento del nostro lavoro. Selling songs. These are selling songs.